Oggi è veramente una bella giornata, guardali. Sì. Mi toccherà riparare la mia casa al più presto. Questo è poco ma sicuro. Maledetto Marquez che me l'ha fatto saltare in aria. Ma comunque non è un problema. Tanto per il momento ho la casa, beh, di questo amico villager che mi sta ospitando proprio a casa sua. E un bel lettino in cui dormire, sì, assolutamente. Oh, che cavolo è successo? Cos'era quel fulmine? Era un fulmine veramente molto grande. Fammi andare a controllare se ha bruciato qualcosa. Ok, sembra di no, in effetti. Oh, le mie cose è ancora bruciato, quindi era già bruciato, non è un problema. Il punto è che qui, beh, ecco, mi sembra tutto normale. Le coltivazioni non le ha toccate. Oh, meno male, era solo un fulmine così di temporale. Però l'ho sentito molto forte. Quindi, vabbè, non saprei, sembra meglio così, devo dire, meglio così. Sì, dai, meglio così, quindi posso tornare tranquillo in casa. Oh, mio Dio. No, cosa cavolo era? Questo l'ho sentito veramente molto più forte. Ah, non ci credo, fammi andare a controllare di nuovo. Non ci posso credere, cosa diavolo è successo al villaggio. No, sta andando tutto a fuoco. Oh, maledetti villager, che diavolo è stato? Oh, io ve lo dico che se effettivamente esce fuori il colpevole vi faccio fuori. Ah, non ci credo, guarda, qui è esploso tutto il villaggio. Non ci credo. È impossibile questa cosa, che diavolo è stato? Esci fuori o ne pagherai le conseguenze, te lo dico. Un altro fulmine, come diavolo è possibile? Oh, non ci posso credere, devo... Ah, fammi andare sopra, voglio recuperare qualche arma che ho qui di nascosto. Ah, deve essere qui da qualche parte, almeno! Che diavolo è stato? Chi è che vuole ammazzarmi? Ah, non ci credo, dentro la mia casa. Oh, fammi andare via, voglio veramente capire che diavolo è stato. Oh, mio Dio, no! Oh mio Dio, cosa diavolo è successo? Sono saltato dal letto! Stavo dormendo, ma che diavolo, tipo un fulmine grandissimo e un urlo fortissimo, sembrava proprio la voce di Antonio che... scusa? Cosa diavolo è appena successo qui? Perché sta andando tutto a fuoco? Il villaggio... Oh mio Dio, fammi andare a chiamare Antonio! Ok, la casa di Antonio era già in questo modo. Antonio, cosa diavolo è successo al villaggio? Antonio, viveva qui se non mi sbaglio. Sì, era qui perché l'avevo ospitato l'altro villager lì. Oh, come diavolo è possibile che sta andando tutto a fuoco? Non ci posso credere. Fammi salire sopra. Cosa? Antonio, dove diavolo sei? Non mi dire che... Non ci credo. Qualcuno dovrebbe aver causato tutto ciò. Dobbiamo capire chi diavolo è stato. Non è possibile una cosa del genere. Ah, non ci credo. Devo chiedere aiuto a qualcuno. Non c'è nessuno qui adesso. È notte, ovviamente. Non si può dormire una notte tranquilla. Non ci posso credere. Ma Antonio, per favore, esci fuori. Non dirmi che te ne rapito in qualche modo. Antonio, ti scongiuro, esci fuori. Non ci credo. Devo assolutamente andare a chiedere aiuto. Oh mio Dio, che diavolo ci fai tu qui, Alfonso? Oh, Marco, se sono qui perché ho sentito un suono fortissimo, ecco, che sembrava tipo un tuono. Sì, hai ragione, Alfonso, anch'io l'ho sentito. Sono venuto a vedere, è un problema perché Antonio non c'è più, è completamente sparito. Come è sparito Antonio? Che diavolo stai dicendo, Marcus? Sì, è sparito, credo che l'ha appena rapito. Guarda qui, il nostro villaggio è tutto in fiamme. Ti stai rendendo conto, Alfonso, qui? Non ci credo, dobbiamo trovare un modo assolutamente per trovare il signor Antonio a tutti i costi. Sì, Marcus, è vero, dovremmo trovare un modo assolutamente il prima possibile. Non è possibile che hanno rapito il signor Antonio, è il nostro capo d'altronde. Beh, ma che sia il nostro capo non è importante quello, ma dobbiamo assolutamente trovare un modo. E poi, ecco, dobbiamo fermare tutto questo fumo nel nostro villaggio. Non lo so, ho anche sentito che urlava molto forte. Beh, aspetta, Marcus, se mi stai dicendo che urlava molto forte, mi vuol dire che effettivamente, ecco, non è poi così lontano, no? Esatto, sì, perché l'ho sentito molto forte l'urlo, quindi dovrebbe essere qui nelle vicinanze. Oh mio Dio, che diavolo era? Signora Alfonso, hai visto anche tu? Sì, un tuono che proveniva proprio dal castello. Vogliamo andare a vedere? Sì, dai, andiamo a vedere. Non ci credo, sicuramente si troverà qualcuno qui sopra. Spero che ci sia Antonio. Mamma mia, Antonio, per favore, esci fuori. Dovrebbe essere qui nelle vicinanze, come dicevamo. Antonio, ti scongiuro, esci fuori. Guarda, qui tutto il castello ha preso fuoco, signor Alfonso. Non ci posso credere. Marcus, dai, vediamo se c'è Antonio. Per favore, c'è qualcuno. Antonio, qualsiasi persona che sia qui. Non ci posso credere. Guarda qui, hanno fatto esplodere tutto. Ma come diavolo è possibile? Secondo me dovrebbe esserci qualcuno. O meglio, forse un gruppo di villager maledetti. Che ne so, non ho più pallida idea di che pensare. È possibile, Marcus. Sì, potrebbe essere, in effetti. Non lo so. Proviamo a vedere anche da questa parte. Guarda qui, tutto saltato in aria. Non ci posso credere. Beh, il signor Antonio ci ha messo anche tanto a costruirlo. E non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Come diavolo è possibile una cosa del genere? Signor Alfonso, non è possibile una cosa del genere. Non c'è nessuno. E saltano tutti in aria qui. No, Marcus, questo è veramente un problema. Senti. Allora, signor Alfonso, ascoltami bene. Potremmo fare una bellissima cosa, ovvero che dobbiamo andare a cercare Antonio. Questo è poco ma sicuro, perché non è possibile che l'abbiano rapito. Quindi potremmo fare ben due cose, ovvero che... Come dire, ecco, intanto scendiamo giù. Vieni da questa parte. Perfetto, dimmi, cosa dobbiamo fare? Ora che siamo qui, come vediamo si sta... E come vedi si sta facendo anche giorno. Dobbiamo iniziare a girare dappertutto. Quindi io magari mi faccio un giretto più là per vedere se c'è Antonio, anche magari nella prigione. E tu ti fai un giretto più nel villaggio, anche da quell'altra parte. Così ci dividiamo e vediamo un attimino com'è la situazione, va bene? Va benissimo, Marcus, ci vediamo
vediamo dopo. Ok, vabbè, iniziare ad andare. Ci vediamo dopo. Ok. Devo andare a vedere effettivamente se Antonio si trova qui da qualche parte, ragazzi. Non è possibile una cosa del genere. È stranissimo. Non mi è mai capitata una cosa veramente così strana. Qui non c'è, non c'è assolutamente nulla, almeno che non sia nella giungla o nella prigione. Ma mi sembra strano che lo portino in prigione, perché non è che è stato arrestato, che ha fatto qualcosa di strano. Effettivamente non può essere arrestato. Cioè, hanno fatto esplodere tutto il villaggio. I poliziotti non farebbero mai una cosa del genere. Ah, dobbiamo trovare assolutamente una soluzione per capire dove diavolo si trova il signor Antonio. Però ora che ci penso, la cosa molto strana è che, ecco, come dire, il signor Antonio è molto pacifico, tranquillo, ma io nell'ultimo periodo era molto tranquillo. Almeno che non hanno organizzato una guerra tra regni. Mi sta venendo questo, magari un regno qui vicino, un villaggio che si trova qui da queste parti, e magari ha litigato con qualche villager e per dispetto hanno fatto esplodere il nostro villaggio. Non è la più pallida idea. Speriamo solo che il signor Alfonso abbia una grande fortuna di trovare Antonio. Non so più cosa pensare, sono disperato. Oh, non è possibile una cosa del genere. Devo, ecco, come dire, trovare Antonio. Antonio, per favore, dimmi che sei in questa casa e ti hanno rapito qui dentro. Non è nemmeno qui da qualche parte, come diavolo è possibile? Oh, io sto iniziando a sentire caldo con tutte queste fiamme. Fammi andare effettivamente a cambiare a casa, anzi, proprio nella mia casa, che è tutta distrutta, non ci posso credere. Quindi andiamo a cambiare. Oh mio Dio, che diavolo è? Non ci credo. È il villaggio maledetto, aiuto. Non lontano. Che diavolo ci fa in casa mia? Io volevo solo andare a cambiarmi, non ci posso credere. Fammi allontanare da questo maledetto villager. Ho davvero molta paura, voglio allontanarmi. Sì, Gilberto, non ti conviene, stai qui, allontanati. Fammi andare verso questa parte, non ho io a casa mia, non ci sto assolutamente. Proprio in questo villaggio mi voglio allontanare, no. C'è quel maledetto villager malvagio. Cosa? Oh, se, mi sembra di aver sentito la voce del signor Antonio, sbaglio. Qui sotto, mi sembra di sì, la sento. Fammi andare a vedere, dovrebbe essere nella caverna. Antonio, sei qui sotto nella caverna? Ok, arrivo, sì, non ti preoccupare, sto arrivando subito. Il problema è che diavolo, dove sei? Dove sei, Antonio? Non ti vedo. Antonio, non si può capire dove diavolo sei. Sì, Antonio, mi sto muovendo, ma non ti vedo. Come diavolo faccio a venire da te? Ma che diavolo, dimmi solo dove ti trovi. Che vuol dire corri? Perché mi stai dicendo in questo modo? Antonio, posso sapere perché mi stai dicendo in questo modo? No, mio Dio, no! Oddio, che diavolo era quell'urlo, ragazzi? L'avete sentito anche voi? Non me lo dire. No, Alfonso, non mi dire che ti hanno preso anche a te. Non ci posso credere. È la notte più brutta della mia vita. Io ero lì nel castello a vedere se si trovava Antonio, ma ho sentito un urlo fortissimo. Non ci credo, mi sembrava proprio la voce del Alfonso. Mi devo anche muovere a capire se effettivamente è tutto ok, anche perché non c'è più nessuno che mi può aiutare. Oh sì, aspetta, un altro villager potrebbe aiutarmi in questa situazione. Però devo subito andare a capire un attimino cosa diavolo sta succedendo, per favore. Alfonso, mi senti in qualche modo? Fammi capire che sei da qualche parte, non lo so. Oh, mi dice un villager, signore, come diavolo ti chiami? Giovanni, sei tu? Oh, sei Marcus, sono io, che diavolo vuoi? Senti, Giovanni, sono qui perché ho sentito urlare il signor Alfonso, ecco. Tu anche sei qui per questo? Sì, sono uscito per questo, sono molto preoccupato. Sì, esatto, e teoricamente io ho sentito, e tu non so se hai sentito anche all'inizio proprio l'urlo del signor Antonio. Mi sa che sono stati rapiti. Sì, credo proprio di sì, Marcus. Oh, non ci posso credere, dovrebbe essere qui vicino, perché effettivamente loro l'hanno sentito proprio qui. Esatto, dovrebbero essere qui da queste parti. Quindi non lo so, vogliamo cercare intorno, non lo so, da qualsiasi parte del mondo. Non lo so, veramente, non so più dove cercare. Io sono disperato, signor Giovanni. Marcus, anche io sono molto spaventato. Ma poi come diavolo è possibile che non rapite i nostri amici? Non lo so nemmeno io, ma comunque, inizia a cercare da queste parti. Dovrebbe essere qui vicino, no? Tu inizia a cercare. Non ci credo. Marcus, oh, dimmi che hai trovato Antonio, Alfonso, qualsiasi cosa. Però un luogo dove potremmo cercare. Dove? Dimmi, io stavo cercando qui da questa parte. No, potremmo cercare nella caverna, non abbiamo ancora cercato lì. Oh, è vero, ok, va bene, possiamo andare lì da questa parte. Va bene, andiamo, dai. Speriamo che si trovino lì, veramente. Io mi fido di te, Giovanni, mamma mia, ma perché? Ma perché tutto a noi è una notte veramente brutta? Lo so, Marcus, ma calma, ti dovremmo trovare un modo, no? Oh, mio Dio, fermo, Giovanni, guarda perché c'è il sangue. No, non me lo dire. Non ci posso credere, sicuramente li hanno ammazzati. No, non me lo dire, Giovanni, non dirmi che veramente li hanno ammazzati. Marcus, calmati, stai tranquillo, andiamo a vedere. Ok, va bene, possiamo andare a vedere. No, non ci posso credere. Ho molta ansia di scendere. No, Giovanni, non voglio andare, col cavolo che vado. Marcus, dai, forza, fatti coraggio, andiamo. Ok, va bene, scendiamo, non ci credo. Guarda qui quanto sangue. Non ci credo. Secondo me li hanno ammazzati, Giovanni, a tutti i costi. Però non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla qui. Beh, Marcus, però pensaci, queste tracce vanno verso sopra. Quindi è possibile che qualcuno che stava scappando con del sangue. Pensaci. Ah, sì, in effetti è vero, perché partono da lì e vanno verso sopra. Quindi è possibile che qualcuno stava sanguinando e è andato verso sopra. Beh, sì, potrebbe essere questa l'ipotesi.
Hai qualche idea, Giovanni, su come poter, ecco, trovarli? Beh, Marco, sono bellissime idee, in effetti. Guarda qui cosa... Dimmi, dimmi, cosa hai? Anzi, aspetta, usciamo un attimo, anzi, mettiamoci qui. Dimmi, cosa hai da darmi? Tieni pure i walkie-talkie. Oh, walkie-talkie? Ok, va bene, ma che diavolo serve, scusami? Beh, potremmo utilizzarlo per separarci, in modo che possiamo rimanere in contatto. È vero, non ci avevo pensato a questo. Perfetto, ottimo ragionamento, signor Giovanni. Bene, e come potremo fare, allora? Ecco, dovremo cercare in due direzioni diverse. Sì, esattamente, in questo modo potremo dividerci. Potrò cercare il signor Antonio e il signor Alfonso. Oh, va bene, va benissimo, perfetto. Quindi, non lo so, allora, dividiamoci. Qualsiasi informazione, mi raccomando, signor Giovanni, dimmelo nel walkie-talkie, tanto ti basta premere il pulsante e tutto qui, va bene? Certo, le porto di apposta, signor Marques. Perfetto, allora, io voglio andare verso qui della piscina, questa direzione che non ho ancora visto. Tu prova ad andare verso di sopra e, ecco, dobbiamo trovare in alcun modo. Mi raccomando, qualsiasi segnale strano e qualsiasi rumore dobbiamo avvisarci, va bene? Ok, va benissimo, Marques. Ok, perfetto, ci vediamo dopo, dopo. Ok, ragazzi, quindi abbiamo il walkie-talkie, abbiamo tutto e ora dobbiamo solo, ecco, cercare il signor Antonio. Quindi ora che il signor Giovanni se n'è andato, devo trovare assolutamente un modo per trovare Alfonso e Antonio. Sì, più che altro Antonio, perché io mi sto concentrando sul trovare lui. Poi se li troviamo entrambi, ovvio, sarà molto molto meglio. Quindi ho paura anche di questi animali che si trovano qui. Ah, non lo so, qui non c'è assolutamente nulla di strano, però non vedo nulla di strano. Non c'è un qualcosa che mi fa dire, beh, ecco, potrebbe essere qui da queste parti, in tracce di sangue, nulla di nulla, veramente nulla. Ed è molto strana questa cosa, veramente molto molto strana. Poi è notte, non sono nemmeno capace di capire, ecco, cosa diavolo sta succedendo. Qui non c'è nulla, non c'è assolutamente nulla. E anche, aspetta, sbaglio, qui ci sono delle tracce, tipo, ecco, come dire, delle orme, no, sembrano proprio piedi di qualcuno. È l'unica cosa che mi fa pensare che qui ci sia qualcosa, o che qui c'è passato qualcuno, a meno che non siano passi di un animale, ma non credo, sono passi troppo strani. Posso andare a vedere, magari, ecco, scendendo qui giù piano piano. Mi sa che devo avvisare prima il signor Giovanni che sto trovando queste cose. Giovanni, mi senti? Ehi, Marques, sì, dimmi pure, ti sento, certo. Ho trovato qualcosa di molto molto strano, tipo dei passi qui da queste parti in una caverna sottostante, in una caverna qui sotto, ecco. Oh, davvero? Prova a cercare bene, magari trovi qualcosa di interessante. Sto provando a vedere, ma non c'è nulla, solo dei passi e proprio zero di zero, tracce di sangue, nulla. Forse devo continuare ad andare verso questa direzione. Te, Giovanni, invece, come procede? Io sto continuando a cercare il signor Alfonso, ancora non trovo nessuno. Ok, va bene, non ti preoccupare. Comunque, qui non c'è nulla, nulla di nulla, eppure ci sono tracce molto molto strane che mi hanno fatto pensare che ci fosse qualcuno, ma mi sembra strano che non ci sia qualcuno. Ed è impossibile che un animale faccia quelle tracce molto piccole, perché sono dei passi veramente molto 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 strani, ecco. Prova a cercare bene, Marques, e ricordati che questi maledetti villager sono molto molto furbi. Hai ragione anche tu, signor Giovanni. Mi raccomando però, signor Giovanni, rimaniamo in contatto, va bene? Certo, Marques, dobbiamo rimanere assolutamente in contatto. Tu stai cercando per bene? Sì, sto cercando per bene qui da queste parti. Fammi vedere, devo capire se c'è qualcosa di strano qui da queste parti. Non noto nulla di strano. Oh, aspetta, Giovanni. Mi sembra che qui c'è un bottone. Hai visto, Marques? Davvero tu di cercare bene? Sì, dici che devo premerlo? Prova, dai. Ok, posso premere questo bottone. Non so cosa diavolo succederà, ma ci provo. Ok, allora lo premo. Ok, l'ho premuto. Non è successo nulla. Oh, aspetta. Si è attivato un pistone, signor Giovanni. Non so dove diavolo si è attivato, però aspetta. Fammi vedere qui da queste parti. Non c'è nulla. Oh, no. Signor Giovanni, abbiamo un problema. Che problema, Marques? Dimmi. Beh, ecco, si è attivato il pistone con il bottone che ho premuto. Ecco, come dire, c'è una discesa molto ripida con delle scale. Non so se scendere. Sì, Marques, devi andare a vedere per forza. Va bene, provo a scendere. Ho veramente molta paura. Vado, Giovanni, sei sicuro? Sì, vai. Ragazzi, lasciate un bellissimo like. Ho veramente molta paura. Ok, scendiamo. Facciamoci coraggio. Ok. Non dirmi che c'è il villager. Non dirmi. Oh, mio Dio, cosa diavolo è? Uno scheletro con del sangue. Signor Giovanni, ci ho trovato letteralmente uno scheletro con un cartello che c'è scritto esci. E c'è anche un suono strano con del sangue qui da queste parti. Delle TNT, sangue dappertutto e quadri. È molto strana questa cosa, signor Giovanni. Ho molta paura di stare qui. Marques, prova, non lo so. Vedete se c'è qualcosa di strano lì. No, non c'è nulla di strano. Oh, mio Dio. Ehi, aspetta, che sta succedendo? Dimmi, Giovanni, che sta succedendo? Non da me nulla, a parte queste cose molto strane, ecco. No, c'è un villager da me molto, molto strano, con degli occhi rossi. Aiuto. Giovanni, descrivimi meglio la situazione. Che diavolo sta succedendo? Giovanni, mi senti? Sì, Marques, ti sento, ma aspetta, mi sto correndo. Sono scappato da questo villager, aiuto, mi sta seguendo. Ma come mi stai seguendo? Ma che diavolo stai dicendo? È impossibile. Non ci credo. Descrivimi meglio la situazione, dimmi dove ti trovi. Marques, non può.
Non ci credo, si è anche chiuso il telefono. No, 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 questo è un problema. No, 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 non può succedere anche a Giovanni la stessa cosa. Dannazione, non ci voleva nemmeno questa. Direi che me ne devo andare. Perché ci sono queste tenenti molto, molto strane. Ah, non lo so, posso provare a rompere questo cartello? Sì, col cavolo, e non lo voglio avere questo qui. Oh mio Dio, sentivo dal tentino. No, 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 mi sa che non devo toccare quel cartello. No, no, aiuto, aiuto, aiuto. Non ci posso credere. Ah, mi devo fare gli affari miei. Non devo toccare per nessun motivo questo cartello. Ah, no, 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 mi sa che me ne devo andare. Non ci posso credere che è successo la stessa cosa anche a Giovanni. Via, via, via da qui, via da qui, via da qui. Dove diavolo è l'uscita da questa parte? Non ho nemmeno dei blocchi. Ah, non ci posso credere. Ok, devo provare ad uscire da quest'altra parte. Assolutamente via, vado a casa, mi metto a dormire. Non voglio più sapere nulla. Attraversiamo questo sacco, per favore, fammi passare. Ok, con calma usciamo. Dovrebbe esserci una velocità. Oh mio Dio. Tu chi diavolo saresti, ecco? Sei tu che hai catturato il mio amico Alfonso e Antonio. Dimmi che non sono morti, ecco. Per favore, ti scongiuro, non farmi del male. No, 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 io non voglio stare qui con te. Libera il mio amico Antonio e Alfonso. No, 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 no.